Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come un'ammissione sincera che ha sbalordito il pubblico. A Verissimo parla Rosalinda Cannavò rimessa a nuovo dopo il periodo buio. Verissimo ha ripreso le redini della sua postazione ottenendo già un dato audience impressionante. La bellissima Silvia Toffanin elegante e impeccabile è pronta ad ospitare i noti personaggi del mondo dello spettacolo. La compagna da più di 20 anni del frontman della Mediaset riscuote molto seguito. Da poco si è conclusa l'intervista che ha rivolto lo sguardo degli spettatori su una bellissima ragazza che è venuta fuori con il GF VIP 5. Si tratta di Rosalinda Cannavò al tempo a Dua del Vesco. La giovane attrice si è raccontata a tutto spiano alla padrona di casa mettendosi completamente a nudo. È venuto fuori un quadro allucinante in cui ci stava dentro fino al collo. L'attrice siciliana è un libro aperto per gli spettatori. Fino a qualche anno fa ha dovuto sottostare ad alcune circostanze che l'hanno debilitata non solo psicologicamente ma anche fisicamente. Un male che ora è solo un ricordo. Verissimo incontra Rosalinda Cannavò, un epilogo a lieto fine dopo la tempesta. Una donna molto attraente ma al tempo stesso anche fragilissima. È approdata sui set cinematografici quando era davvero giovanissima. Poca protezione nei suoi confronti e pur di arrivare in vetta si è portata dietro una sofferenza immane. Un disagio che l'ha scavata nell'anima. Proprio dalla sua bocca è venuta a galla un periodo di una tristezza incredibile. Tutto iniziò con la morte di una persona a cui era molto cara, lo sceneggiatore Losito. Il fatto di quel suicidio l'ha risvegliata da un incubo. Ha capito che lei doveva allontanarsi dall'essere il personaggio a Dua del Vesco. Il Grande Fratello VIP le ha permesso di riprendere di nuovo la sua identità natale. Ha mostrato le foto in cui era arrivata a pesare solo 32 kg. L'anoressia la stava mangiando viva e non vedeva luce in fondo al tunnel. Rosalinda è rinata ed ora è felice insieme al compagno Andrea Zenga. Lo ha incontrato proprio nella casa più spiata d'Italia. Mantiene intatta la sua grande amicizia con Gabriel Garco, un tempo additato come suo fidanzato nella finzione scenica. Oggi è tempo di pensare solo alle sorprese del futuro. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.